Șandirigidigidam. Bă, doar eu pot să încep așa cu șandirigidigidam. Bă, un și ceva ceasul bun, al treia pala su ceva, bine, mă, nu știu, stai ceva asta, că vreau să putem ceva aici. Dar cu început ăsta l-au pornit. So, origine. Origine, doamne, ce sunt poate sport. Ok. Sam Ziang. Și o ardem pe FIFA, băi, ca golani, băi, frate, tot e la modă FIFA asta, ca și noi. Cum l-am bătaie la greu. Da. Microfonul fă că mere. Aici capturul John 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 Bravo este. Treaba e bună, da. Italian style. Dung, dung. So. Ora ce sunt rumba italiană, știi? EA Sports, it's in the game. Deja am început o carieră cu echipa locală de aici, cu Spezia, mai exact. Am mâncat, am luat vreo 2 meciuri, am luat bătaie, așa, fair. Mesaje de la team de FIFA, ce au fan de FIFA, abia am rezolvat un problem extremamente grav, I used to know this girl. She used to dance. She used to live in my mind and play in my ok, heart. mersi I de... used to așa. know this girl. She used to move. Da, She used aici to tell me suntem la un love and then semi-pro show ca me și the proof. dificultate. But she don't dance De no ce more. zi Însă continuăm cariera She don't cu dance no more. Spezia. No, she Ce don't este nașpa că nu au dance băgat pe aici logo-ul ăla Say she don't preisto... dance nu no preisto, more. ăla oficialul al Speții. După cum ziceam, hai să vă arăt dacă clasamentul. Sunt locul 12. Practic. Am 3 victorii și 2 înfrângeri. Am luat bătaie de la Benevento cu 1-0. Și am mai luat bătaie de la... Am bătut cu Frosinone cu 4-2. După aia am luat Băi, dar cine nu mi s-a făcut pe ăla? Am bătut tot pe 4-2. Care are alte meciuri? Bă, e stram. Dar mă are jubilant acum. Așa mă, a luat bătaie cu 3-0 de la Veneția. Bă, mi-a dat tu Veneția, deci în casă iau bătaie fest. Plus că am fost eliminat în Cupa Italiei de Livorno. Am luat-o cu 1-0 sau 2-1, ceva de genul. Am bătut pe Kiev cu 3-2, dar au fost un meci așa, fest. Conduceam cu 2-0, după aia mi-am făcut 2-1, după aia 3-1 și 3-2. Deci a fost un meci așa, super. Vezi, Benevento, astea două meciuri am pierdut, Benevento și cu... Cine e boala mai pierdut? Cu Venice. Acum am meci cu Trapani, meci destul de nasol. Hai vedem ce zice Ramos aici. Imediat vă arăt și primul 11, să zic așa. Deci, toată adresa mă sper că nu mi-am dat în bachia ca cu Trapa. Ramos. Ti pense Roma. Nu cred. Ok. Asta e primul 11. Surpriza mea pentru noi românii, că l-am luat pe Moruțan de la Steaua. Și am adus pe Moruțan. În ce privește alți jucători, am mai adus pe Bezjak. Pe Bezjak și mai am unul pe, și pe Bagayoko. Vreau să știți că Bagayoko ăsta
și cu Bezac până ca și jucători liberi de contract îi găsiți imediat la o echipă din asta așa de Liga a doua, își fac treaba super ca lumea. În schimb, ce ține de Speția propriu zis, avem 11 normal, 11 care și în realitate, în afară din nou achiziție care au făcut-o săptămâna trecută cei de la Speția, vorba de Inzola, care joacă în Trapani. Practic în meciul care l-avem acum. Însă, pentru meciul cu Trapani o să-l schimbăm pe cu Johnson, care mie nici în realitate nu-mi place, cel puțin în ultimul meci din real life împotriva celor de la Cittadella. Al nostru Gudjohnsson, Steven Gudjohnsson, a făcut o mare căcat și a ratat cu poarta goală de vreo 3 ori. Traf. Ok. Îl băgăm pe Galabinov, care în real life în momentul de față e accidentat. Așa, Bartolomei, Ricci și Comora, primul Rusanu lăsând meciul ăsta pe bancă. În schimb, nu pot să joc cu Raguza. Romeo Raguza are roșu. În schimb, îl băgăm pe Federico Ricci, care e da top. Fratele Ricci. Ok. Cam asta o să fie primul 11 pentru meciul cu Trapani. Oricum, e meci greuț, pentru că, da, e greu. Trapani tot timpul, e o echipă care e, și ca să vă arăt, joc la expert. Deci, 6 minute, nu, asta e, dar o fur urât de tot. La expert am scos-o și 3-0 am luat. Sper meciul ăsta să fiu într-o fază bună și să putem câștiga astea așa. Ok, scufet. Hai mă, că am uitat cu bici. Simone... Match attesissimo in settimana, non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Tipo lo Spezia. Sono... E pure abito a Spezia. Match che si risputerà sotto la pioggia, non certo le condizioni ideali, molto dipenderà dalla tenuta del terreno. Piero Luigi Pardo e Stefano Dalla di nuovo in vostra compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. Campionato di calcio B pronto a prendersi la scena tra poco. Si annuncia la partita di grande livello. Vedremo come l'affronteranno le due squadre, se sceglieranno di adottare un approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito in mano il pallino del gioco. Sono curioso. Qual è il tuo giudizio sulla formazione nostra? Il loro avvio di stagione autorizza a pensare positivo un'ottima formazione, perché se ci sarà da lottare fino all'ultimo. Però le scelte del tecnico e dei padroni di casa per questa sfida. Hanno scelto un 4-4-2 di matrice offensiva, alzando la linea del centrocampo. Mi aspetto soprattutto l'avanzamento dei due esterni in fase d'attacco per cercare il fondo per un cross o per i tagli nel mezzo. Noi troviamo questa partita. Ok. Si parte. Si comincia. Pettinari. Pallone invitante. Palla schizza via dopo il contrasto. Scuffet. Terzi. Federico Ricci. Bartolomei. Uh-huh.
si fa saltare facilmente. Spazio per il cross, senza problemi qui il portiere. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Attenzione perché è pericoloso. Può essere il gol del vantaggio. Era in ottima posizione per battere il portiere, ma non ha saputo approfittarne. Risultato che rimane sullo 0-0. Segnare dopo pochi minuti avrebbe potuto dare la svolta al match, almeno dal punto di vista psicologico, anche se manca ancora un'eternità da giocare. Bartolomei, Galabino, Maragna, metri, può colpire da lì, è in buona posizione, Galabino è lento, avanza col pallone tra i piedi, vediamo cosa fa ora. Ottima occasione, si guarda intorno, occhio da lì, parata d'istinto del portiere sulla conclusione a botta sicura. Mamma mia, cosa ha preso Pier, ma cosa ha preso, pazzesco. Respinge il primo tiro, la difesa spazza via il pallone. Pettinari, l'arbitro fa cenno di proseguire, c'è qualche dubbio. Beh, da rivedere. Perdono palla banalmente, lo vede Pettinari. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, eh? Non era una paratina. Galabinov. Impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. La sostituzione sembra anche forse un modo per evitare altri guai dopo l'ammonizione. Direi che la scelta è giusta al momento giusto. Pallone che finisce in fallo laterale. Bartolomei, Federico Ricci, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Bartolomei, occhio a questo lancio, può ricevere una posizione interessante. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Gran bel gol questo, Stefano. Sì, frutto di un tiro molto angolato e preciso. Gli si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Un gioco calmo, ma altro lo... È stato fermato dal difensore. Pettinari, entra bene, scivolata senza fallo. Oh, ma è Ricci, ma è... Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pier. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Vediamo cosa inventa ora. Posizione ideale. Possono trovare il gol del pari, attenzione! E il portiere recupera il pallone. Bidawi, Bartolomei, giro palla infinito, ipnotico per far muovere la difesa. Intercetta bene il passaggio e non era facile.
allarga il gioco sugli esterni. Bravo qui a smarcarsi. Cross intercettato dalla difesa. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Potrebbe trovare il pari. Palla che finisce sul palo, rimbalza, attenzione, pericolo. C'è campo per andare, attenzione. Federico Ricci. Gran palla. Attenzione perché è pericoloso. Gestita male la ripartenza, pallone perso. Salute, salute. Questo, ma fatti a tre, qualcuno ha fatto che fa tempo. Pettinari. Hanno spazio per andare in contropiede. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Pallone invitante. Che tuffo nel portiere! Però qui non ha più sconfiato in qui. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Non bene qui il difensore, attenzione. Federico Ricci. Perde la palla banalmente. C'è spazio per andare. La squadra avversaria riconquista il pallone. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Le statistiche, i numeri non sono esaltanti. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Bene, vorba viene fatta. Perché là la ci sta abbonati e dai, siamo prima a parlare su video su questo non è interessante. Ma intervento duro ma corretto. E un po' nel nostro. Premia la corsa sulla fascia. A metri! Palla consegnata agli avversari. Ha colpita davvero male, palla in palo laterale. Ci entrare è andato. Una nuova rimessa con le mani. Tocca di fronte quello. Oh, no. Non ha giocato male i primi 45 minuti, ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative. Sei d'accordo, Stefano? La fortuna e la mira, non lo hanno assistito nell'occasione in cui ha centrato i pari guardi. Ma nel complesso mi aspettavo di più da uno come lui. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano? Ha optato per la soluzione di forza. Non forse poteva piazzarla. Regalano palla agli avversari. Aragna metri. Può colpire da lì. Sfugge qui al difensore. Posizione ideale. E l'arbitro ferma tutto però per la situazione di offside. È un peccato, l'azione era molto bella. La sostituzione, vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. Bartolomei. Federico Ricci. Torna indietro per giocare il pallone. Continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto. Fischia palla, attenzione perché è già ammonito. Tutti morti, tutti sono secondo giallo e adesso la squadra dovrà fare a meno di lui. E sono anche curioso di vedere come l'allenatore deciderà di schierarlo in campo adesso. Federico Ricci. Bartolomei. Oggi non ti ho detto.
Negala, aici am văzut și Negala, Frederic. Bravo qui a smarcarsi. Lo vede. Può crossare in mezzo. No, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Federico Ricci ha perso il pallone. Si avvicina all'area. Occhio al cross. C'è il rilancio lungo. Federico Ricci. Bartolomei. Palla in fallo laterale. L'allenatore decide di togliere uno dei giocatori su cui c'erano sicuramente più attenzioni per questa sfida. Gara non memorabile la sua. C'è spazio per andare. Pallone invitante. Può ricevere una posizione interessante. Buona posizione. Buono il lancio, sbarcante. Ha optato per la potenza, ma visti i risultati forse era meglio andare sulla precisione. Palla larga. Da lì poteva effettivamente fare meglio. Ha calciato davvero male. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Federico Ricci. Ottime qualità nel possesso fin qui. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Ce la stanno mettendo tutte i tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Via Vieni. Mamma mia cosa ha fatto qui. Entra bene qui sull'avversario, lo ferma. Perdono palla banalmente. Tocco impreciso, pallone recuperato. Vediamo cosa fa ora. Murato dal difensore. Li porta via bene il pallone. Occhio alla conclusione. Palla fuori di poco, poteva essere il gol del pari. Non si può rimproverare nulla qui all'attaccante. Ci ha provato, per poco non faceva secco il portiere. Terzi. Ancora 5 minuti da giocare. Pallone perso. Occhio all'avanzata. Occhio all'inserimento, ma c'è fuori gioco? Sì, si alza la bandierina. C'è aria di cambio. Terzi. Altra brutta gestione della palla. Federico Ricci. Bidawi. Regalano palla agli avversari. Quarto uomo esibisce il tabellone. 2 minuti di recupero. Attenzione perché è pericoloso. Prova a far partire il tiro. Occasione. Palla consegnata agli avversari. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione. Palla ribattuta ma non è finita. Ci è arrivato il portiere evitando gol sicuro. Splendida parata in tutto. Mucchio in area a caccia del gol del pareggio. Palla verso il centro dell'area. Traversa, pallone ancora in gioco. Fui a rompersi i dall'arbitro. Ecco Biabiani. Passa in area. Gol del pareggio a poco dalla fine. 4 minuti in più. Oh. È un gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui. Sì.
Finisce il match con risultato di parità. No. Le condizioni. Grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Era l'ultima domanda. Grazie ancora. Ah, sblocco, dar puteam să urc în puie. Rămân în play-off, ești joc play-off, da. Să rămân în primul de 8. Și asta e treaba, știi? Da. Am căcat să știi de Livorn, nu tu e bine, Livorn, merda. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Match attesissimo in entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo in vostra compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Non vedo l'ora, Stefano. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. Qualcuno ha detto una volta: i derby non si giocano, si vincono. Tanto per far capire l'importanza di queste sfide da affrontare. Occhio da lì! Pallone che finisce in porta. Questo è un pressing portato bene, Pier. Ne hanno approfittato subito. L'ha messa dentro con uno straordinario tiro al volo. Eh sì, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0.
Federico Ricci. Vediamo cosa inventa ora. Tiro completamente fuori misura questo. Crimi. Schenetti. Può colpire da lì. Sta avanzando. Pallone basso e teso in area. Rete! Splendida rete! E la mette. Palla in buca d'angolo, portiere che non ci arriva. Grande conclusione, di rara difficoltà. Angolo pescato, niente da fare per il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Puntuale qui il difensore nel recupero. Poli. Condizione interessante. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Galabinov. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Schenetti. Avanza sulla tre quarti. Gestisce palla alla ricerca del momento giusto. Attenta qui la lettura del difensore. Schenetti. Federico Ricci. Bidawi. Allarga il gioco sugli esterni. Galabinov. C'è il triangolo. Pallone profondo, pericoloso. Posizione ideale. Taglia nel mezzo. Pallone invitante. Punizione da posizione decisamente favorevole questa. Il giocatore dice di essere entrato sul pallone, ma il replay onestamente dà ragione all'arbitro. Intervento goffo questo, cercava il pallone, ma prende invece la gamba. Può cercare di... C'era la potenza qui, ma il portiere è stato sicuro, si è fatto cogliere impreparato. Terzi. È in buona posizione. Attenzione perché è pericoloso. Occhio all'occasione per riaprire il match. Una parata incredibile. Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa. Guarda, non mi attacco uno. Poli. Palla che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale. Può contare sull'aiuto dei compagni. Riceve palla, posizione interessante. Si tuffa e sventa il gol. Occhio al cross in mezzo. Girata di testa che finisce largamente sul fondo, da apprezzare soltanto il tentativo. È salito bene in aria, ma non è riuscito a colpirla come avrebbe voluto. Buon lavoro qui del difensore. Bidawi. Vediamo cosa fa ora. Regalano palla agli avversari. Ha spazio davanti a sé. Ha spazio per il cross. Occhio da lì. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Brutto passaggio e pallone regalato. Può andare. I compagni si fanno vedere. Può ricevere una posizione interessante. Non può sbagliare. Grande riflesso. Occhio al corner. Mm-hmm.
puntuale qui il difensore nel recupero. Galabinov, Schenetti, può avanzare, potrebbe crossare, però scalibra. Fuori gioco, fuori gioco, stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. Viene chiuso. Galabinov, un altro ottimo passaggio. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Vediamo cosa inventa ora. Il portiere in presa sicura. Ci saranno da recuperare due minuti. Crimi, Schenetti, buona l'intuizione qui, è tutto fermo, fuori gioco, peccato perché era una grande occasione. Grande occasione, hai ragione, però attento l'assistente. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Schenetti. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. E viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Punizione da posizione invitante, distanza ideale, può cercare la porta. Grande sicurezza da parte del portiere, efficace la sua presa. Bă, când zic că nu ajunge mingea la mini, ajunge. Este bun. Palla in out, sarà rimessa laterale. Crimi. Schenetti. Perdono il possesso del pallone. Artiglia bene il pallone. Schenetti. Posizione ideale. Intervento pulito sulla palla. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. L'arbitro sta il cartellino giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Premia la corsa sulla fascia. Riconquista il pallone con un buon tackle. Avanza col pallone tra i piedi. Traversone sul primo palo. Occhio al rimbalzo. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. C'è spazio per lui. Attenzione! Rete! Gol da grande opportunista. Facile da lì, ma bisogna essere al posto giusto nel momento giusto. Incredibile! Adesso tutto sembra possibile. Ah, il calcio. Che meraviglia. Bello proprio perché può succedere di tutto. Il punteggio adesso è di 2-1. Crimi. Lo vede. Fanno girare palla in attesa del momento giusto. C'è un buon anticipo.
Federico Ricci. Schenetti. Baragna metri verso l'area. È tutto solo. Una grandissima parata qui. La mette in mezzo. Poteva e doveva fare decisamente meglio, invece qui non mi è piaciuto. Bidawi. Bartolomei. Federico Ricci. Gran palla in mezzo. Può colpire da lì. Era al posto giusto, ma ha mancato l'impatto col pallone davvero per poco. Possesso palla per gli avversari. Vediamo cosa inventa ora. Può ricevere una posizione interessante. Bravo qui a smarcarsi. Attenzione perché è pericoloso. Intervento fondamentale in area di rigore. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Bartolomei. Federico Ricci. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Oh. Occhio alla ripartenza. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Manca poco al termine della gara, partita non è ancora chiusa, vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Sala. Fanno girare benissimo il pallone. Pallone invitante. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Ottimo l'intervento in tuffo del portiere. Padroni di casa a cui serve un miracolo per raddrizzare questa sfida nel finale. Il pubblico ci crede. I giocatori sembrano stanchi, Pier, magari riusciranno a trovare energie nascoste grazie ai propri tifosi. È in buona posizione. Suggerimento interessante. Respinge il difensore. Bravo qui il difensore che allontana. Posizione ideale. Che rilancio lungo. Decisivo l'intervento del difensore. Ancora 3 minuti da giocare. La dà indietro al compagno. Può crossare in mezzo. Opportunità. Attenzione, il pallone lì. La legge bene, ecco il tiro, il portiere fa su il pallone dopo un grande intervento. Davvero eccezionale in quell'occasione, non si è lasciato sorprendere. Ce la stanno mettendo tutte i tifosi per trascinare la squadra al pareggio. Vediamo cosa fa ora. Lo vede. Non un grande passaggio in effetti. Può colpire da lì. Niente da fare, il difensore recupera. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Ci hanno provato fino all'ultimo. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso.
Liberiamo il mister. Ok, noi trebuie să fim și-o bună. Bine, și am rezolvat în morți, nu e doar video să mă ascult. De când nu m-am ajuns fie aici la pescar, da? Fie și la pescar. E cam groasă treaba. Roman Berg. Asta înseamnă. Stai? E, dar eu am dat-o un pic, vezi cum mi-o lugește. Piove, tempo davvero da lupi, condizioni tutt'altro che ideali per la partita. Vedremo come l'affronteranno le due squadre. Un saluto da parte mia di Stefano Nava, pronti a tenervi compagnia anche oggi. Campionato di calcio B pronto a prendersi la scena tra poco. Si sfidano Pescara e Spezia. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Stefano, che giudizio dai sulla formazione ospite? La stagione non sta andando come previsto e questo ha creato più di qualche malumore fra i tifosi e anche i dirigenti. Può metterla da lì. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Occhio al tocco in mezzo. Si mette i pugni e allontana. C'è spazio per il cross. Cross comodo fra le braccia del portiere. Ciao Ced, legge bene la traiettoria qui. Ma come morti mai ti fa da questo? Matteo Ciofani. Vediamo cosa inventa ora. Palla interessante nello spazio. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Ultimo sto carriera come la minchia a 4-2. Palla girata sulla fascia. Senza problemi qui per la difesa. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Galano. Punta la porta. Ha perso il pallone.
regalano palla agli avversari. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Sono stati giorni difficili per loro dopo il brusco stop interno nell'ultima gara. Hanno perso l'ultima partita per 2-1, è vero. Ma oggi sono convinto che possano strappare almeno un pareggio. Può essere il gol del vantaggio. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bartolomei. Puntuale qui il difensore nel recupero. Possibilità di contropiede. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Vediamo cosa fa ora. Vediamo se crossa. No, bene qui il difensore, attenzione. Occhio al volo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Davvero brutto intervento da giallo. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi, non accenna nemmeno una protesta. È in buona posizione. Palla interessante, attenzione. E c'è il gol. Facile rete, ma pur sempre una bella rete. Grande conclusione ravvicinata. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Buona qui la lettura del difensore. Posizione ideale. Può avvicinarsi alla porta. Occhio, intervento brutto. Vediamo cosa decide l'arbitro. Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto, ma ha colpito le caviglie dell'avversario. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in cima. Grande sicurezza da parte del portiere, efficace la sua presa. Palla persa. Lo vede. Si libera dell'avversario. Cross al centro. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Vediamo cosa inventa ora. Il portiere dice di no dopo il miracoloso salvataggio sulla linea. Errore del portiere sul rinvio, attenzione. Può colpire da lì. Cross in mezzo. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo può in qualche modo condizionare le scelte dei due allenatori. Terreno bagnato potrebbe creare dei problemi alle due squadre che dovranno trovare in fretta le giuste contromisure. Busellato. Recupera palla intercettando bene il pallone. Può ricevere una posizione interessante. Attenzione, passa il difensore e il portiere dice di no. Da lì doveva segnare. Occhio al pallone in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Possesso palla per gli avversari. Regalano palla agli avversari. Palla nuovamente in possesso. Attenzione perché è pericoloso. Busellato. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Bravo qui a smarcarsi. Palla molto interessante. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Ha fermato un'azione spettacolare. Replay che ci mostra l'azione di prima fermata per una posizione di offside davvero al limite. Bravo l'assistente, attento, poteva fare gol da lì. Perdono palla banalmente.
si avvicina all'area. Pallone invitante. Cross in mezzo. Brutto cross, c'è il recupero. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Palla in area di rigore. Colpo di testa che non c'entra la porta. Peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Posizione ideale. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. Distanza notevole, potrebbe anche provarci da lì. Stiamo a vedere. Poteva certamente fare meglio. Non un granché questa punizione, no. Palla che è terminata abbondantemente sul fondo. Rivedibile. Tre i minuti da recuperare. Scognaniglio. C'è il contrasto, può provare. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Sale la difesa, scatta la trappola, è fuori gioco. Ragusa. Vediamo cosa fa ora. C'è spazio per andare. Prova a piazzare. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2 a 1. Ma è bene, 2 a 1, primo ripiego. Qualsiasi vuota aici un 4 shot, adică precizare, da? Uite, la pasaj, la pas precis, 76 iau 68, deci stăm mult mai bine la capitolul statistic, dar se nu cont. Nu cont de... O să vedem schimb. Salva. Da, vezi, dar nu, ritmul. 4 la 2, nu știu. Bate calabino, pune în atac, nu, bate și azi. Bate să rămână în atac. În cazul ăsta poate cu Ragusa. Comincia la seconda frazione di gara. Palla recuperata dagli avversari. Posizione interessante. Potrebbe andare al cross. Legge bene, una situazione pericolosa. Possibilità di contropiede, attenzione. Ottima lettura difensiva che vanifica. Tocco verticale interessante. Riceve palla, pericolo da lì. Intervento al limite del difensore, ruvido ma regolare. A metri per crossare. Sventa qui la minaccia. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Il risultato non li premia affatto, può consolarsi sì con il gol. Diciamo che è il meno colpevole di questa sconfitta per il momento. Può ricevere una posizione interessante. A caccia del gol del pari. Conclusione intercettata. Di nuovo sulla traiettoria giusta. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. E c'è la conclusione. Bravo qui il difensore che allontana. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Buona qui la lettura del difensore. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Può colpire da lì. La squadra avversaria riconquista il pallone. Ripartono in campo aperto. Buona qui la copertura della difesa. Galano. Attenzione perché è pericoloso. A metri per avanzare. Probabile giallo in arrivo per questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta.
Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere gol. Ragusa. Possesso palla recuperato. Ma è un pixel, non viene sempre un lo vede. Si ripartirà dunque con la rimessa del portiere. Allenatore che può essere soddisfatto del risultato, ma vuole evidentemente cambiare qualcosa per dare più energia alla squadra. Ha un'autostrada a disposizione. Maniero! E il portiere dice di no. Da lì doveva segnare. Rimessa laterale da posizione avanzata. Da lì può crossare. Si libera del marcatore. Palla sul primo palo. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. C'è il recupero del pallone. Passaggio intercettato. Il portiere senza problemi spazza via. Squadra di casa che è partita a mille, correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. Ottima visione di gioco qui. Posizione ideale. Palla messa dentro. Bartolomei. Palla interessante nello spazio. Riceve palla, posizione interessante. Occhio a traversone. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Matteo, quanto c'è ancora da vivere di questo match? Andiamo a bordo campo. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Bene, Matteo, grazie. Difesa avversaria piazzata male qui. Potrebbe crossare. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina e c'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini partita. Vediamo cosa inventa ora. Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Ragusa. Possesso palla per gli avversari. Può colpire da lì. Supera il proprio marcatore. Galano! Ottimo intervento del portiere. Occhio al calcio d'angolo per chiudere definitivamente la partita. La mette in mezzo. Non si fa sorprendere. Bravo qui a smarcarsi. Grande recupero. Federico Ricci. Può correre lungo la fascia. È in buona posizione. Ruba palla lateralmente. Ma come morsi mani l'urbo? Se ci vitti a squai più buoni. Buona qui la lettura del difensore. Lo vede. Occasione. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura. Stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol. Cambierebbe il risultato. Passaggio così così, questo. Salta il difensore. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Ha concluso ampiamente all'alto da buona posizione. Maniero! Arriva la segnalazione che ferma il giocatore tutto solo verso la porta. Un'azione spettacolare, deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Chiedo a Matteo Barzaghi quanto manchi al termine del match. Ultimo giro di orologio, 60 secondi allo scoccare del 90esimo. Grazie per l'aggiornamento, Matteo, ovviamente. Jocev! Portiere che tiene a galla la sua squadra con questo intervento. Se avessero preso gol qui, probabilmente la partita sarebbe finita. Bravo qui nell'interrompere tutto. Tempo scaduto, arriva il triplice.
Vedi, c'è un triplo lì. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Pierluigi Pardo e Stefano Nava vi augurano buon divertimento e vi invitano a non cambiare canale. Calcio B, protagonista con tutto il suo fascino sulle frequenze di EA Sports. Sarà una partita tutta da seguire, Stefano. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Che ne pensi della squadra di casa, Stefano? I tifosi hanno tutte le ragioni per essere delusi dall'andamento della loro squadra. Si aspettavano un piazzamento nella parte alta della classifica, invece si trovano a galleggiare a metà sul banco degli imputati, sia i giocatori che l'allenatore. Vediamo cosa inventa ora. Gran palla in mezzo. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. È una delle stelle in campo quest'oggi. Ha realizzato 3 gol nelle ultime 3 partite, dimostrando una continuità impressionante in fase realizzativa. E chissà. Buona l'idea qui. Vediamo cosa fa ora. Il portiere dice di no. Palla in area di rigore. Regalano palla agli avversari. Può ricevere la posizione interessante. E c'è la conclusione. Parata straordinaria. Palla verso il centro dell'area. Difesa molto attenta. Ha spazio davanti a sé. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio. Azione che sfuma. Al Michi. Bravo qui a sbarcarsi. Ha spazio per il cross. Monachello si era liberato bene, ma è arrivata la segnalazione dell'assistente. Fuori gioco. Sì, buono il movimento, però il fuori gioco è giusto. Federico Ricci. Lo Spezia, squadra a caccia di un passo avanti dopo l'ultima partita, quella persa in trasferta contro il Pescara. Hanno perso l'ultima partita per 2-1, è vero. Ma oggi sono convinto che possano strappare almeno un pareggio. Federico Ricci. Fanno girare benissimo il pallone. Colpito il pallone dal difensore. Intercetta l'ennesimo tiro avversario. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Lo ferma il suo più bello. Monachello. Pallone invitante. No, non granché il cross, la difesa mi dà facile. Può colpire da lì. Può portarsi in vantaggio. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per fare un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Serious. Cerca di bucare per il compagno. Attenzione perché è pericoloso.
Rete, splendida Evidentemente erano ancora con la testa a festeggiare il gol del vantaggio. Un calo di concentrazione che si è rivelato fatale. Il gol era nell'aria e puntualmente è arrivato. L'ha messa dentro, ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da scartare. Ha scelto bene il tempo e ha colpito di testa, superando il portiere. Ah sì, è davvero una bella giocata la sua. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. È in buona posizione. Ottima visione di gioco. Posizione ideale, è in buona posizione, vediamo cosa inventa ora. Prova a calciare, sicuro l'intervento del portiere. C'è sostanziale equilibrio in campo, la conferma ci viene anche data, vediamo dal possesso palla, sì. Match aperto a qualsiasi risultato, l'impressione è che le due squadre non si accontentino del pari e vogliano provare a vincerla fino alla fine. Finora ci hanno fatto divertire con gol e occasioni da una parte e dall'altra. Può ricevere una posizione interessante. Occhio a questo lancio. Bravo qui a smarcarsi. È tutto fermo, si alza la bandierina dell'assistente, ci sono le proteste, questa poteva essere una grande occasione. Eh sì, hai ragione Pier. Federico Ricci. Regalano palla agli avversari. Eu încerc să observ problema în față, am un... Lo vede. Può cercare il cross. Senza problemi, intervento comodo del portiere. Vediamo cosa fa ora. Gran palla. Pallone invitante, palla che rimane ancora lì, pericolo. Tutti i drappi, i giuric, bagami al fiore. Attenzione, pericolo. Sai che do un pic cu pauze. Să rămâi fără benzină la BMW. S-ar dracu să fii uretani. Tento qui il portiere che recupera il pallone senza difficoltà. Trimitri, classe, non trec, un pace. Un'altra buona giocata. C'è spazio per dacă andare. Mai pierd unul. Da, uite le ape! È troppo prevedibile questo. Nu mai am cum, bă, că alții o scot din service, nu o uță. Da, bă, dar rămâi fără benzină. Că nu mai ai bani. Occasione! Prova la botta. Che bravo il portiere qui, che salva. Bani, una parata eccezionale, Pier. Il risultato che non cambia. Occhio al pallone in mezzo. Può colpire da lì, la spazza via, la difesa ha spazzato ma non è finita. Come sta l'apparato, Ghiaoli? Un buon apparato, perché non sta l'apparato? Attenzione perché è pericoloso. Come sta l'apparato, Ghiaoli? E si chiude così il primo tempo. Ha spiegato quasi il giocare, come da, ti si bagi la puesta o ti bagas. Dai, vieni. Poate mi-a pus să vii și mâini, dacă vei. Doamne, ajută! Comincia ora il secondo tempo. Premia la corsa sulla fascia. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Non è che latina, ormai è tipo non aprire. Avanza, palla al piede. Posizione ideale. Forza in area. Palla che resta in zona pericolosa. Non aprire viri, alzalo. La Romunica. Federico Ricci. Galabinov. Ui. E c'è Maric prof. Vediamo cosa inventa ora. Intervento decisivo. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo.
La mette in mezzo, ci mette i pugni e allontana. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Si aprono spazi invitanti. Primo tempo incoraggiante. Monachello e il portiere hanno trovato il gol al termine di una ripartenza micidiale. Micidiale è il termine giusto, Pierre. Hanno preso di fila la difesa avversaria. Niente da fare per il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Vino a me che ho ammortato a curare per amore. Regalano palla agli avversari. Se il faccio lascio Mozart, da piccolo morti mami lui. Ha provato la porta tu per tu col portiere, niente da fare che per l'attaccante. Non ha guardato la porta, non l'ha nemmeno sentita, ha cercato solo di calciare con tutta la forza che aveva in corpo. Vedi, fallendo un'ottima occasione. Federico Ricci. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Offside che ci sta tutto, doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Bartolomei, brutto passaggio, recupero facile. Prova a sfruttare le corsie. Camporese può ricevere la posizione interessante. Vediamo cosa fa ora. Guarda l'arbitro, morti mami, lui non picchi, verso il primo palo. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Era fra i giocatori più interessanti da seguire. Direi che ha tenuto fede alle aspettative con una buona prestazione. Non corre rischi, sceglie i pugni. Ha avuto coraggio qui l'attaccante, se avesse centrato anche la porta adesso commenteremmo un gol eccezionale. È difficile fare gol qui, ci ha provato. Apprezzare comunque il tentativo, decisamente meno il risultato. Bartolomei, attenzione perché è pericoloso. È in buona posizione. La colossai, Galabino. A metri per crossare. Può colpire da lì. Possibilità di contropiede. Lo vede? Pallone invitante. Federico Ricci. Legge bene la traiettoria qui. È in buona posizione. Gran palla in mezzo, cerca il cross profondo. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Passaggio sbagliato questo. Vediamo cosa inventa ora. Posizione ideale. È tutto solo. Palo e non è finita, attenzione. Poi non riesco qua. Bravo qui a smarcarsi. E c'è la conclusione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Bartolomei. Punta la porta. Interviene in posizione defilata. Molto bravo. Può ricevere una posizione interessante. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Uno morti mami lui, uno. Decidono di aspettare gli avversari. Parte il tiro. Ribatte il difensore. Ha spazio lungo la corsia. Vediamo cosa fa ora. Può metterla in mezzo da lì. Senza problemi. Intervento comodo del portiere. Ipotesi rimonta che sembra allontanarsi sempre di più per i padroni di casa. I tifosi però non vogliono arrendersi. Stanno trascinando la squadra a quella che sarebbe una vera e propria impresa. Devono fare presto però. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Attenzione perché è pericoloso.
pericoloso di morti, mami, lui è pericoloso, qua l'attracco, ehi. Sono piedi che diminge. Cinque minuti al fischio finale con un gol che divide le due squadre. No. Brutto passaggio, recupero facile. Ultimo si è fuggito. Prova a sfruttare le corsie. Ottima qui la giocata. Attenzione perché è pericoloso. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. E non sbaglia! Non sbaglia! E il gol che di fatto chiude la partita. Manca davvero troppo poco alla fine per sperare nella rimonta. Difficile che il risultato possa cambiare, almeno nella sostanza. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Poi ricreo a troppo. Ottimi i suoi passaggi. Certo, pure meglio. Occhio alla conclusione. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere. La sicurezza del portiere che dice di no. Si è mangiato un gol già fatto. Galabinov. Pallone profondo, pericoloso. Difensore spazza in qualche modo. Ed ecco l'arbitro che fischia a fine della gara. Sconfitta che no. Però della professional, ma no, la semi proprio. Un battitore non volevo sostenere i volti di Chirusby. Loco Paespi. Volevo più fare impostazioni, però non mi hai scelto di una semifrocca, non mai. Ma ci sono più. E giali qua, il lungo dai, preoro. Ho riuscito a questo, brutto, ma guarda questo. Che già tu, Trifor. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Se volete sapere come andrà a finire, rimanete con noi. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Sfida che vi impegnate. Perugia si libera bene qui. Sprecano la ripartenza. Stefano, cosa ci puoi dire della squadra ospite? Non sono nel momento migliore della loro stagione. Ultimamente hanno perso parecchi punti per strada. Mi chiedo se oggi riusciranno a invertire la tendenza. Ragusa. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Da qui si vede bene lo schieramento in campo. 4-3-3 con le punte molto vicine l'una all'altra. Probabilmente l'allenatore deve averla ritenuta la soluzione migliore. Ovvio che le cose potrebbero cambiare durante il match. Bravo qui a smarcarsi.
pallone perso. Ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. Optano per il 4-3-3 con due esterni di attacco defilati, pronti a sfruttare gli spazi creati dalla punta. Modulo interessante, spregiudicato quanto basta. Non può sbagliare e c'è la presa sicura del portiere. I padroni di casa possono vantare la difesa meno perforata del torneo. Se è vero che le squadre vincenti si costruiscono partendo dalla difesa, direi che loro sono a buon punto. Subire pochi gol nel calcio è fondamentale per vincere. Palla morbida a scavalcare la difesa. Palla consegnata agli avversari. Può ricevere una posizione interessante. Occhio al tiro che può valere il vantaggio. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Vediamo cosa inventa ora. Gran palla in mezzo. Occhio, da lì può far male. Grande parata questa. Occhio al pallone in mezzo. Pallone gestito male qui. Riflettori puntati su di lui per questo match. È un giocatore che può fare sicuramente la differenza quando è in giornata. È certamente uno degli uomini simbolo di questa squadra con i suoi gol. L'allenatore se lo coccola e anche i compagni lo cercano spesso. Sanno che quando è in giornata può trasformare in oro ogni pallone. La palla a scavalcare la difesa. Tutti i morti fuori gioco, fuori Пичон вот тишко. Ой, нерва. Il gioco stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, ma era fuori gioco. È tutto fermo, poteva involarsi verso la porta, ma l'assistente ha ravvisato una posizione di fuori gioco millimetrica. Che occhio, Pier. Iemmello respinge il difensore. Bartolomei. Partono in contropiede. Contropiede che sfuma, pallone recuperato dalla difesa. Può colpire da lì. Se ne può andare adesso. Buon aiuto. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol. Posso schindicio? Su vedo. Impostazione di gioco. Decidere se mi sfido.
Samo posle vrata. Recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Tocco verticale interessante, riceve palla, posizione interessante, attenzione, ecco il gol, un grande gol. Conclusione ravvicinata, non lascia scampo. Il punteggio adesso è di 2-1. Iemmello. Bravo qui a smarcarsi. Difensore che interviene alla disperata sull'attaccante in area. Un intervento davvero rischioso, non c'è che dire. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Avanza sulla tre quarti, posizione ideale. La mette lunga sul palo lontano. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ecco di nuovo l'azione dalla quale è scaturito il gol. La mette in area, senza problemi, portiere sulla traiettoria. Guadagna metri. Spazio per il traversone. Conclusione potente e basta. Mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Melchiorri. Lo vede, Iemmello para senza nessun problema qui il portiere. Continua ad avanzare, può rendersi pericoloso adesso. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E l'ha fallita, questa sì che era una grande opportunità. Potevano pareggiare i conti e speriamo per loro che non debbano pentirsene alla fine. Spesso Stefano si parla di crisi, di famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Insomma, come si concilia tutto questo con l'occasione importante per pareggiare? Attenzione! Risolve una situazione molto complicata. Bartolomei, attenzione perché è pericoloso, prova a giocare sulle fasce, vediamo cosa fa ora. Altro tentativo, riuscito a fermarlo. Palla spazzata via, azione che sfuma. Bartolomei, Ragusa. C'è campo per la ripartenza. Occhio che guadagna metri. Panzerano. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 2-1. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Cosa inventa ora? Posizione favorevole, può metterla da lì. Intervento provvidenziale, pericolo sventato. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ottima visione di gioco qui, bravo qui a smarcarsi. Rete, splendida rete. Grande prova di carattere di questa squadra, brava a rimontare lo svantaggio di due gol.
L'hanno lasciato calciare indisturbato da due passi e non ha sbagliato. Pier, l'avresti probabilmente messa anche tu da lì, eh? Pareggio, fin qui giusto direi, per quello che si è visto in campo, come sottolineato anche dalle statistiche sul possesso. Beh, si divertente, eh? Le due squadre che giocano un calcio veloce, che stanno dimostrando di saper trovare la via del gol con una certa regolarità. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Cerca la giocata laterale. Buon pallone filtrante. Può ricevere una posizione interessante. Palla che finisce fuori. Pallone invitante. È in buona posizione. Lo vede. Posizione ideale. Interviene sul pallone, non c'è fallo. C'è campo per andare, attenzione. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. E il giallo sembra inevitabile qui. È arrivato il cartellino giallo per lui. Sensazione che se lo aspettasse, Pier. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Attenzione perché è pericoloso. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Falserano. Iembello. Può colpire da lì. Ha spazio davanti a sé. Vediamo cosa fa ora. Vediamo cosa inventa ora. Falsinelli! Strepitoso qui il portiere. Sulla conclusione a botta sicura. Ma era gol, Pier. Ma non so come abbia fatto a prenderla. La mette il portiere che blocca senza problemi. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Pallone interessante. Ha sfiorato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Bravo qui a smarcarsi. Melchiorri. Può ricevere una posizione interessante. Pallone invitante. Ferma tutto il difensore. Bravissimo qui. Può andare sulla fascia. Bravo qui a smarcarsi. Bartolomei, grande parata. Bravo qui nell'interrompere tutto. Ancora un calcio d'angolo. Occhio al corner, senza problemi, portiere sulla traiettoria. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. È in posizione da cross. È in buona posizione. Ottimo il tackle. Falserano. Iembello. Ci sono metri a disposizione. Intervento duro ma corretto. Buona l'idea qui. Attenzione perché è pericoloso. Brutto passaggio, pallone regalato. Provano a ripartire a caccia del gol. Partita. Suggerimento interessante. Grande pallone verticale. Non so cosa volesse fare. Qualunque cosa fosse, gli è riuscita davvero male. Voleva piazzarla con l'interno piede. L'idea non era male, se non avesse rovinato tutto con un'esecuzione pessima. Non si possono sprecare certe occasioni così. Federico Ricci. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Azione interessante questa, attenzione. Vediamo cosa fa ora. La traiettoria verso il centro. Occasione. Perdono palla banalmente. C'è spazio per il cross. Ha affondato il tackle. Iembello. Non la blocca. È vero, ma è tutti morti. Passaggio così così questo. Pallone invitante. Momento favorevole. I tifosi continuano a incitare la squadra. Caccia del gol. Possesso palla recuperato. A campo a disposizione. Contrasto pulito che ferma l'avversario.
bene. Buono spunto qui, può metterla in mezzo da lì. Attenzione, decisiva la deviazione dei legni che ha impedito alla palla di entrare. Un po' di sfortuna o poteva fare di più Stefano? Ha optato per la soluzione di forza col senno di poi, forse era meglio cercare la precisione. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Può ricevere, forza la passa. Buona intuizione qui. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. Stiamo entrando nei minuti finali, ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa gara. Allarga il gioco sugli esterni, pallone basso e teso in area. Arriva l'intervento dell'arbitro e viene dunque ammonito. La decisione dell'arbitro non sorprende nessuno, evidente. Occhio al cross in mezzo. Ci pensa lui a spazzare via. Calcio d'angolo da sfruttare se vogliono portarla a casa. Occhio al tiro della bandierina. Tacco che svanisce. Portiere che la combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. Grande tackle difensivo. Ancora 120 secondi alla fine. Ripartono in campo aperto. Occhio al contropiede. Ricci, attaccante che si vede fermare proprio all'ultimo, risultato che non cambia. Avrebbe potuto portare in vantaggio la propria squadra, ma il portiere non era dello stesso avviso. Palla pericolosa, bravissimo qui. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Palla recuperata dagli avversari. Risultato di parità con l'arbitro che chiude qui dunque la sfida. Può ricevere una posizione interessante. Albo frate Luka ma tu pět. Rămâne pe locul 15-16. E 15. 11 puncte, gras rău. Asta, asta este. Până la alta eu v-am salutat. Mă pregătesc eu de acum de muncă. Închid și eu ăsta. Așa și ne vedem data viitoare. Zi faină să aveți, baftă și toate cele.